Buongiorno a tutti. Chi mi segue su Twitter sa che l'altro giorno sono stato bloccato dal ministro Speranza. Premetto che io non seguo Speranza e mi è capitato in timeline perché qualcuno che io seguo lo segue. Questi i fatti. Speranza riprende una dichiarazione della Meloni a proposito di sanità e twitta sfidando la Meloni ad un confronto con lui in ambito sanitario. Vedo circa 300 commenti sotto il suo tweet e per curiosità li apro. Li ho letti tutti. Erano tutti indistintamente contro di lui. Ho aggiunto il mio di commento che cito testualmente. Ministro, legga i commenti, sono tutti contro di lei, tutti. Allora, o Twitter è della Meloni, o è opportuno che si faccia delle domande sulla percezione delle persone nei confronti del suo operato. Avendo visto la sua fuga dai collegi uninominali, ero convinto lo avesse già fatto. Mi sbagliavo. Il mio commento, come avete ascoltato, non riporta offese personali di alcun tipo, perché non è nel mio modo di fare, ma riporta solo dei fatti, spiacevoli per Speranza, ma inconfutabili. Primo, i commenti a quel tweet erano tutti contro di lui, la verità. Secondo, non si è presentato alle elezioni in nessun collegio uninominale ed è un ministro uscente. E non si è presentato in Basilicata, a casa sua, ma si è presentato lontano da casa sua, dove non lo conoscono personalmente. E anche questi sono fatti inconfutabili, la verità. Fatti strani che lasciano spazio a cattivi pensieri. Ora, caro ministro Speranza, lei sfida ad un confronto un suo avversario politico, ma poi blocca chi le sottolinea dei fatti inconfutabili. Il dissenso, soprattutto se espresso in termini civili, va gestito e non sfuggito, altrimenti la democrazia va a farsi benedire. Lei è il ministro della sanità, non il marchese del Grillo. Anche se faccio il primario all'Istituto Nazionale dei Tumori di Roma da oltre 20 anni e il medico da oltre 41, non mi permetterei mai di chiederle un confronto. Lei è pur sempre il ministro della salute, ma visto che mi ha bloccato, mi consente almeno di fare delle osservazioni che le farei se ci incontrassimo. Osservazioni che non entreranno mai nel dettaglio tecnico-scientifico del problema perché sarebbe fortemente unfair non avendo lei competenze tecniche per potermi rispondere. E parto dall'inizio. Il 1 febbraio 2020 si vantò insieme all'allora presidente del Consiglio Conte di essere stato il primo a bloccare i voli dalla Cina. Si è mai reso conto che ai cinesi che fossero voluti venire in quei giorni in Italia per eludere il suo blocco bastava fare scalo in un qualsiasi altro paese del mondo? Lo considera davvero un provvedimento così smart? Vado avanti. Nei primi mesi della pandemia lei è letteralmente scomparso. Parlavano solo attorno i vari Brusaferro, Locatelli, Miozzo. Ma il ministro era lei, il suo silenzio era totale e tale da lasciar spazio a chiunque di proferire parola a proposito di Covid e purtroppo di sciocchezze di cui non avevamo alcun bisogno, ne abbiamo sentiti un'infinità. Lei si può considerare il vero padre putativo delle virostar televisive che hanno occupato uno spazio che lei, con i suoi silenzi, ha lasciato libero. Ma veniamo a quello che ci interessa di più. I numeri purtroppo sono contro di lei. L'Italia è il paese con il più alto numero di morti per Covid per milione di abitanti. Non lo si può in nessun modo considerare un successo. Ritiene siano mal contati? Vado avanti. Facendo fede a notizie giornalistiche, da lei però mai smentite, sono state acquistate dall'Italia in 2 anni oltre 321 milioni di dosi di vaccino, che divise per i 60 milioni di abitanti del nostro paese, sto contando anche i neonati, fanno 5,35 dosi a persona. Avanzano a oggi oltre 141 milioni di dosi che, valutate per difetto a un prezzo medio di 30 euro a dose, fanno circa 5 miliardi di euro spesi e inutilizzati. Soldi nostri buttate via, ma soprattutto esiste un surplus enorme di vaccini in deposito e il report afferma anche che moltissime di queste dosi siano già scadute. Le domando perché è stato acquistato un surplus così esagerato di vaccini? Prevedeva che ne avremmo dovuti fare 5 o 6 per uno? Andiamo avanti. Lei è un uomo di sinistra. La sinistra coltiva ideali di uguaglianza, ineccepibili. Le domando, su quali basi ideologiche lei ha approvato uno strumento come il Green Pass che discrimina i cittadini dividendoli in cittadini di serie A e di serie B, sottraendo a quelli di serie B diritti costituzionali come quello al lavoro? Che spiegazioni può dare?
E soprattutto non ritiene che la discriminazione tra individui, su qualsiasi base essa venga fatta, sia qualcosa di molto pericoloso, oltre che di fortemente ingiusto? In realtà lei avrebbe avuto anche delle giustificazioni. Nessuno sapeva cosa fosse giusto fare, nessuno aveva conoscenza né del virus né del suo comportamento, ma per avere delle giustificazioni sarebbe stato necessario approcciarsi alla popolazione con umiltà. Si sarebbe dovuto dire: non sappiamo, ma nessuno sa, riteniamo che al momento questa sia la cosa migliore da fare, questi sono i rischi, questi i benefici, senza minacce, senza imposizioni, da uomo saggio, da buon padre di famiglia. Invece si è passati dalle minacce agli obblighi, alla coercizione, negando finanche le basi della scienza, e mi riferisco alla considerazione dei guariti. In questa pandemia si è nei fatti affermato che gli anticorpi naturali dei guariti valgano meno delle imitazioni anticorpali dei vaccini, l'antiscienza fatta diventare dogma. Caro Ministro, ho avuto modo di leggere il suo libro, quello che ha frettolosamente fatto ritirare, perché in questo mondo di globalizzazione è stato facile procurarselo. E mi ha sorpreso e preoccupato l'ultimo capitolo del suo libro. C'è un passaggio dove elogia le sardine. Le sardine. Ma davvero per lei sono un movimento interessante? Mi chiedo sinceramente quale sia il valore aggiunto che lei vede nelle sardine. Quello di costruire lo stadio di frisbee a Bologna? O la sottovalutazione della gestione dei cani che attaccano le oche dell'amico di Santori? O quello della gestione dell'impossibile traffico di Bologna ripreso andando in contromano su una corsia preferenziale? Ecco, questo è il passaggio che mi ha sorpreso. Quello che mi ha invece preoccupato è quello nel quale dice che la pandemia, e cito testualmente, è un'occasione per radicare una nuova idea della sinistra. Vede, io faccio il medico e lavoro in struttura pubblica da sempre. Sono convinto dell'importanza enorme del Servizio Sanitario Nazionale, ma la pandemia per me, come tutte le altre malattie, è solo una cosa da affrontare e combattere nel miglior modo possibile per l'interesse di tutti e non di una ideologia, qualunque essa sia. In ultimo, le confesso una cosa. Io sono certo che non sia stato bloccato da lei in persona, lei non lo avrebbe mai fatto. Mi ha bloccato qualche sprovveduto che gestisce il suo account, che in default silenzia le voci in disaccordo senza nemmeno perdere tempo a vedere il profilo professionale di chi parla o ciò che dice. Così come sono certo che tanti dei provvedimenti da lei adottati nella pandemia non siano frutto di sue decisioni personali. Ha laureato in scienze politiche, non si poteva e non si doveva richiedere una competenza specifica. Quei provvedimenti sono certamente figli dei suoi consiglieri. Ma vede, le persone si giudicano anche dalla loro capacità di saper scegliere i propri collaboratori. Buona giornata a tutti e arrivederci al prossimo video.